Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì. Io preferisco stare un passo indietro, sì. Però c'è modo e modo. Sì, vabbè, certo, scusi, allora vabbè. Sono responsabile del partito per il tesseramento. Sì, certo, ci mancherebbe altro. Sono capo della segreteria politica del partito. Sì. Anche se a me non interessano i titoli. Ecco, vabbè, grazie dottoressa Meloni. Io non sono mica come quell'altra. Quell'altra che, scusi? Il presidente. Quella con i boccoli, il cappottino bianco che va in giro con la campanella. Sì, campanella oggi, campanella domani, e ieri sera allora, adesso la prego, lasci perdere i rancori, cerchiamo di essere concreti. Ecco appunto, andiamo al dunque. Il mio camerino, scusi. Che senso il camerino, scusi? Beh, quando si viene invitati come ospiti, un camerino è il minimo, direi. No, cioè, sai, io non ho mica l'ufficio con le specchiere di Montecitorio. Sì, lo sappiamo. Spiego, capito? Sì, no, lei non lavora. Lei non lavora a Montecitorio e quindi non ha le... No. Ah, certo che sciocca. Io sto alla portineria di via della Scrofa a confiscare le pistole e i busti di Mussolini ai deficienti che entrano. No, ma allora, guardi, questa è un'intervista in collegamento, il camerino non serve, non c'è, andiamo avanti. Non serve, non c'è. No. Ma certo, guardi, ma scemo io a chiederglielo. No, vabbè. D'altronde i camerini sono per le star. Sì. Per coloro che hanno fondato partiti e vanno a fare lo show a Porta a Porta e poi a Cagliari se lo pigliano. No, dottoressa, allora.